grazie insomma per la vostra presenza qui. Abbiamo scelto di fare qui questo punto stampa intanto per rivolgere le doverose scuse insomma ai cittadini, alla comunità, per il comprensibile ovviamente disagio che il prolungamento del cantiere ha determinato per la viabilità e non solo, perché siamo insomma pieno centro, in un punto che ovviamente ha determinato anche dei disagi, ripeto, che sono pienamente comprensibili e su cui io credo che non possa che rivolgere delle sincere scuse. Un disagio che è stato determinato con il rallentamento del cantiere da motivazioni che poi ci hanno portato a dover approvare una importante perizia di variante che si è completata con l'approvazione della delibera in giunta la settimana scorsa e oggi con la ripresa effettiva dei lavori da parte della ditta Valeriani, che mi sento di ringraziare per la ripresa immediata subito dopo l'approvazione della perizia. Una perizia di variante molto complessa, giustamente è doveroso anche rappresentare le motivazioni, come qualcuno di voi mi chiedeva prima dell'inizio della conferenza stampa, sulle ragioni del prolungamento dei lavori e dello stallo anche del cantiere, dettato appunto da situazioni imprevedibili ed impreviste, circostanze imprevedibili ed impreviste, nel momento in cui abbiamo deciso appunto di intervenire per riqualificare l'area di Piazza Garibaldi, ma soprattutto per sistemare tutta una serie di problematiche che purtroppo nel corso di questi anni abbiamo pagato anche e soprattutto per la fruibilità della sala ipogea sottostante. Come sempre anche l'assessore Cavallari aveva evidenziato, questo intervento è stato un intervento che abbiamo fortemente voluto proprio per risolvere definitivamente problemi che si sono ripetuti nel corso del tempo e che poi abbiamo riscontrato essere ancora più gravi rispetto a quello che poteva essere previsto. Ecco perché parlo di circostanze impreviste e imprevedibili. Due sono stati fondamentalmente i fattori che hanno determinato la necessità di andare in perizia di variante e quindi di interrompere il percorso dei valori in attesa delle modifiche. La prima è quella di cui abbiamo già parlato, cioè l'impermeabilizzazione delle condutture dell'acqua, su cui c'è stata una collaborazione con la Ruzzo Reti, che ringrazio perché è intervenuta e ha fornito la piena collaborazione a risolvere una problematica che ovviamente era una problematica che non dipendeva solo dal comune ma era legata a più enti. E poi l'altra questione è quella relativa alla riqualificazione di tutti gli impianti che sono previsti nella corona superficiale. Che cosa è successo? Che nel momento in cui abbiamo intensificato le attività di cantiere si è verificata e determinata una situazione in cui gli impianti esistenti hanno fatto evidenziare uno stato di ammaloramento molto rilevante, molto spinto, che ci dovrà portare ad una sostituzione degli impianti, quindi non più un mero intervento impiantistico ma una piena ed integrale sostituzione. Questo ha comportato ovviamente, oltre al rallentamento dei tempi e la necessità di andare in perizia di variante, anche l'aspetto dell'incremento significativo dei costi, che comunque è stato ovviamente determinato all'interno della perizia di variante, su cui poi aggiungerò qualcosa più avanti. Circostanze impreviste ed imprevedibili che possono capitare ovviamente in ogni cantiere, e questa è un'area ovviamente molto sensibile, su cui però abbiamo voluto spingere anche nei confronti ovviamente del direttore dei lavori, di tutti i progettisti, affinché si arrivasse ad una risoluzione definitiva di una problematica che per troppi anni e per troppo tempo abbiamo pagato. Nel corso di questi mesi in cui si stava predisponendo, redigendo la perizia di variante, c'è stata anche una nuova interlocuzione con la sovrintendenza. Non dimentichiamo che quest'area è un'area soggetta ovviamente anche a vincoli e quindi ai pareri della sovrintendenza, quindi l'intervento complessivo, oltre ad essere un intervento che ha riguardato la parte impiantistica e le condutture, ha portato anche ad una razionalizzazione
dello spazio esterno, ad una rivisitazione dello spazio esterno anche in un'ottica di miglioramento estetico, con la scelta di riposizionare anche getti d'acqua all'interno dell'area centrale della piazza. È chiaro che tutto è stato strutturato anche nella perizia di variante in modo che potesse essere compatibile con le problematiche strutturali, altrimenti non avremmo risolto nulla, anzi avremmo rischiato anche di aggravare le problematiche della sala ipogea sottostante. Quindi c'è stato anche il confronto con la sovrintendenza, oltre che con gli enti. Qual è l'effetto che ha determinato questa perizia di variante? L'incremento dei costi, importante, significativo, derivante anche dai problemi strutturali che vi dicevo prima, che derivano evidentemente dalle realizzazioni della struttura che è stata effettuata negli anni precedenti. Qual è, Tarieni, se sei lì, che mi ascolti? Hanno comportato che cosa? L'assorbimento di tutte le risorse previste dal finanziamento per concludere questo primo lotto. Voi ricorderete che l'intervento complessivo su quest'area prevedeva il primo lotto, che è quello relativo a Piazza Garibaldi, il secondo lotto dei sottopassi e il terzo, quindi la sala ipogea, e poi il terzo lotto è quello relativo all'accesso alla Pinacoteca. Questo incremento dei costi imponente, significativo, ha assorbito di fatto tutto il finanziamento, che ricordiamo è un finanziamento PNRR e PNC, abbiamo lavorato appunto per coprire tutto il finanziamento di questo lotto, ma abbiamo voluto che comunque nella perizia di variante fossero confermati ed inseriti anche gli interventi degli altri due lotti, su cui abbiamo già attivato con la struttura commissariale l'iter per avere l'integrazione e il completamento del finanziamento. La rivisitazione dell'importo complessivo di questo intervento va a coprire tutte le risorse previste dal PNRR e PNC sull'ipogeo, e quindi questo intervento complessivamente con l'incremento dei prezzi quota 1.320.000. La restante parte, circa 1.000.000 di euro, anche perché anche lì abbiamo avuto una rivisitazione dei prezzi, una rivisitazione dei relativi ovviamente all'intervento, perché siamo arrivati ad una perizia di variante complessiva. Lo abbiamo fortemente voluto perché l'intenzione dell'amministrazione non è solo quella di completare questa parte di intervento, ma ovviamente tutto il progetto che era stato oggetto di quel primo finanziamento e che oggi dovrà essere completato con gli altri lotti. Quindi abbiamo già attivato l'iter con la struttura commissariale, perché ricordiamo questi sono fondi PNRR, PNC, Sisma. L'intervento di perizia di variante ci ha portato anche a dare delle indicazioni per migliorare dal punto di vista anche estetico l'intervento, con alcune scelte importanti. Intanto ci sarà un potenziamento, come vedrete poi, anche se in parte dal rendering potrà essere evidenziato, del sistema di illuminazione, quindi un'illuminazione della piazza, una rivisitazione estetica, il ripristino dei getti d'acqua che sono stati razionalizzati sulla base delle indicazioni che sono state fornite dalla sovrintendenza, e poi una copertura a vetro proprio sopra i resti della sala ipogea, in modo tale che ci potrà essere anche una interrelazione, diciamo così, di visibilità tra Piazza Garibaldi e la bellezza ovviamente della sala ipogea. Quindi abbiamo spinto molto sull'aspetto della luce, sulla base delle indicazioni che l'amministrazione ha dato e che sono state recepite dalla direzione dei lavori. Riparte il cantiere oggi di questo primo lotto, la priorità è arrivare a ripristinare nei tempi più brevi possibili ovviamente la viabilità, al di là di quelle che sono poi le scadenze contrattuali dal cronoprogramma previsto, perché sapete che poi ogni contratto ha le sue tempistiche. L'obiettivo che ci siamo dati insieme alla ditta è procedere celermente in questa prima fase per poter liberare ovviamente in tempi brevi la piazza e quindi ripristinare la viabilità, ovviamente nelle more poi del completamento del lavoro complessivo. Così come ho iniziato, chiudo. È un lavoro complesso, un lavoro necessario, che si è reso necessario anche e soprattutto dopo quello che è stato scoperto nel corso dei lavori. È un disagio che purtroppo la città ha subito, è un disagio che purtroppo cercheremo di rendere a questo punto, con la ripartenza del cantiere che è stata riattivata, il più breve e limitato possibile nel tempo e nelle modalità. Si procede rapidamente adesso con la ripartenza del cantiere,
tra l'altro oggi abbiamo il quadro chiaro della situazione, i materiali che dovranno essere stati già riacquistati e quelli che dovranno essere completati da parte della ditta sono pienamente a disposizione, e quindi questa ripartenza è una ripartenza che ci porterà nel più breve tempo possibile intanto a liberare l'area e poi a completare il lavoro. Ringrazio tutti coloro che nel corso di questi mesi hanno lavorato, insomma, dal punto di vista dell'indirizzo politico dell'assessorato, l'assessore Cavallari, che comunque, come dicevo prima, ha sempre individuato questo intervento come un intervento necessario di sistemazione e di risoluzione di un problema che si trascina da tempo e che si sarebbe trascinato ancora negli anni, e ovviamente gli uffici che vedo qui e che saluto, a cui abbiamo dato fortemente mandato assolutamente di lavorare ancora di più affinché non ci siano ulteriori problematiche su quello che è un cantiere importante per la nostra città. Quindi tempi? I tempi non vi do in termini certi e definiti, perché insomma non evitiamo magari di creare delle aspettative. La cosa che vi dico è che la rapidità e la celerità nel liberare l'area per la viabilità e quindi eliminare, perché il problema della viabilità è quello che ha creato e determinato disagi per i cittadini, saranno molto brevi, perché la ditta ha un'indicazione chiara: andare per blocchi, quindi intanto lavorare affinché si possa liberare l'area e poi completare ovviamente il lavoro nei tempi appunto previsti da contratto, con l'indicazione di accelerare il più possibile. Sindaco, per settembre, quindi per settembre. Io non vi do tempi se non quelli di un raggio temporale che è il più breve possibile. Va bene? No. 3 mesi, dai, per settembre, prima che riparte la scuola. Cerchiamo di andare anche prima per la viabilità e per la parte relativa alla liberazione dell'area e all'eliminazione dei disagi per i cittadini. Credo che anche un'operazione come quella di stamattina, con le scuse, con la rappresentazione del disagio, ma con la necessità di questo intervento, sia stato un atto doveroso anche di trasparenza, e nella trasparenza c'è anche il fatto magari di dare delle tempistiche, adesso che il cantiere è ripartito, che siano quelle più celeri e più brevi possibili.